Il proverbio dice: impara l'arte e mettila da parte. E aggiungiamo noi: che non si sa mai. Sì, perché fare la pasta a mano per qualcuno da pura passione è diventato un vero mestiere. Da noi si sa, le sfogline, le donne che tirano la sfoglia a mano, sono di casa. Anche se per lo più di età avanzata, vedi tagliatelle della nonna. Ma la pasta fresca è nel DNA degli italiani. All'uovo o solo con acqua e farina, ogni regione ha la sua. Adesso, dopo un periodo di scarso successo presso le nuove generazioni, complice vuoi la atavica mancanza di tempo delle moderne mamme, mogli, lavoratrici, ora sembra che questa pratica, oltre che ad essere un toccasana per l'economia familiare, sia anche molto di moda. E così fioriscono workshop e corsi per imparare ad usare il mattarello. Ma a Fano ora potete vedere anche dal vivo la sua realizzazione, grazie ad un nuovo pastificio, la pasta della Peppa. Pasta della Peppa è il primo laboratorio artigianale nella città di Fano, dove viene fatta la pasta a vista grazie a questa grande vetrata, come un piccolo grande fratello, dove la gente, i passanti che passano, possono vedere direttamente l'Ornella, che è la nostra signora che fa la pasta, a fare la pasta direttamente, possono ordinarla. E è il primo laboratorio della città che non utilizza macchine sfogliatrici, quindi semplicemente come si faceva una volta tramite questa tradizione che poi mi è stata tramandata da mia nonna prima e mia madre poi, in questo piccolo grande gesto che è comunque un gesto pieno di sacrifici, perché comunque non è facile fare la pasta fatta in casa. E volevo ringraziare in questo progetto mio padre e mia madre, che senza di loro sicuramente tutto ciò non sarebbe stato possibile.